Super Sport 21, buonasera, bentrovati a tutti i telespettatori, pronti come sempre ad approfittare, a ragionare su tutto quello che sta succedendo in casa Napoli, ma non solo. Lo facciamo come di consueto con ospiti studio, con voi dalle telefonate, attraverso i social, in tutti i modi possibili per commentare insieme il momento. Marcello Altamura in studio, ciao Marcello. Buonasera. E Giancarlo Spinazzola, ciao Giancarlo. Buonasera a te Francesca, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Ricordiamo subito come possono interagire con noi chiamando lo 081 630 999, oppure inviando un messaggio WhatsApp al numero 081 762 3994. Assolutamente pronti ad ascoltare le vostre opinioni, domande, riflessioni. Partiamo chiaramente dall'argomento madre, diciamo, che è Victor Osimhen. Perché da lì non si scappa, parlavamo prima anche a microfoni spenti, finché non si prende una decisione, non si capisce esattamente cosa succede, non si può muovere alcuna pedina. Allora io ti aiuto a fare un po' il punto tra Osimhen e mercato e ne parliamo poi insieme. Guardiamo. Miglior giocatore africano dell'anno non poteva essere altrimenti, perché Victor Osimhen quest'anno è stato devastante. Protagonista assoluto nello scudetto del Napoli e mattatore stagionale con 31 reti in 38 presenze fra campionato e Champions League, nonostante l'infortunio che l'ha tenuto fuori quasi due mesi. Un'ira di Dio, un calciatore che il Napoli, come naturale che sia, farà fatica a trattenere a lungo. Si ragiona su un possibile rinnovo di contratto con aumento di stipendio e clausola rescissoria, ma tutte le parti in causa sanno bene che se dovesse arrivare una di quelle offerte irrinunciabili, intorno ai 150 milioni di euro, si saluterebbero con un abbraccio e un grazie reciproco. Lì poi ci sarebbero i fondi per prendere un altro attaccante importante, dai carissimi Oyun de Colomwani, passando per il più abbordabile David de Lille e colpi low cost come Moffi e Touré. Ma non c'è solo Osimhen nel mercato del Napoli, Kim è prossimo all'addio e come lui anche Demme e Ndombele, che torna al Tottenham per fine prestito. Per la difesa i nomi sono sempre quelli di Danso e Scalvini, con Schurz del Torino sullo sfondo. In mezzo al campo si parla di Cup Miners e Maxim Lopez, ma occhio anche a Nandez del Cagliari, che potrebbe essere un'ottima alternativa a Frank Anguissa. Allora, tanti gli argomenti sul piatto, ma partiamo, no, da Osimhen. Cerchiamo di fare chiarezza perché Marcello, nel corso della presentazione di Rudy Garcia, De Laurentiis aveva parlato di un accordo, chiaramente non siglato, ma di massima per i prossimi due anni. Qual è la situazione? Allora, la situazione è che nel primo incontro che c'è stato venerdì scorso tra De Laurentiis e Calenda, che è l'agente di Osimhen, non si è trovata una quadra né sull'ingaggio, perché sostanzialmente il calciatore ha detto no alla proposta di passare da 4 milioni e mezzo a 6 milioni di De Laurentiis, e non c'è l'accordo neanche su una clausola rescissoria che potrebbe essere la chiave di volta per raggiungere questo famoso accordo biennale, prolungamento biennale, di cui parla De Laurentiis. Io credo che la cosa dirimente sia la volontà del calciatore, nel senso che il calciatore ha aperto a almeno una permanenza di un altro anno, però è chiaro che se Osimhen resta per crescere e quindi magari l'estate prossima andare in un'altra destinazione, e quindi è contento ed è consapevole di restare, va bene. Se poi la permanenza anche di un solo anno a Napoli è un piano B rispetto a una cessione magari in Premier, che è un po' il sogno del ragazzo, perché tutti i ragazzi nigeriani hanno questo sogno, secondo me il Napoli deve riflettere, perché poi
tenerlo scontento. Rischi di ritrovarti con la classica cosa dell'usignolo nella gabbia dorata, che chiudi l'usignolo perché vuoi catturare il suo canto e poi l'usignolo non canta. Non canta più. Faccio intervenire Gaetano che ci chiama da Napoli e poi resto perché dobbiamo chiarire ancora diversi punti. Gaetano! No, e dobbiamo metterci in mente, buonasera, complimenti. Sì. Dobbiamo metterci in mente che ormai il calcio italiano, mi sentite? Certo, vai! Non è più una miniera d'oro, non ci sono presidenti ricchi che investono, ci sono gruppi che investono, sono finiti i presidenti, diciamo, tifosi, presidenti spiati, che sono per la Ino, il partito, ma c'era Rizzera, c'erano tutti gli industriali del CIS, come si chiama il presidente del CIS, che comunque investivano e mettevano i soldi fettili, e adesso vada più agli utili e non ci sono questi presidenti, sono solo i grandi gruppi arabi che vanno avanti. Quindi bisogna fare i conti con presidenti che stanno all'interno, con tutte le loro famiglie, con tutte le loro, come devo dire, la loro azienda, con tutta la loro azienda. Ora voglio dire, comunque consideriamo che comunque Tim se n'è andato, buonasera, che voi cosa ne pensate, comunque se n'è andato, che era secondo me l'erede, un difensore che marca due. Lozano, tanto criticato, pure se ne va, eppure hanno vinto lo scudetto. Don Belè, tanto criticato, comunque sia, sbaglio solo quel passaggio, dice che non ha reso per quello che ha reso, però in alcune partite quando è stato presente è stato il sostituto ideale a centrocampo, eccetera. Poi si parla pure che se ne va Osimhen, ma quindi praticamente la squadra perde quattro elementi. Quindi dobbiamo vedere, e anche se noi abbiamo un grande Simeone in casa, non ci dimentichiamo che Raspadoni e Simeone quando hanno sostituito il nigeriano, possono essere anche loro, però ragioniamo sempre i tifosi, noi tifosi dobbiamo abituare che non abbiamo più presidenti mecenati, eccetera, come una volta. Quindi la squadra del Napoli comunque in quattro elementi è stata già ridimensionata. Ora che lui allunga di un anno, c'è la volontà, quando uno dice lo voglio vendere a 150 milioni, si dà che c'è la volontà, giustamente. Però se devi prendere il cosiddetto cuoppo, come si dice, il cosiddetto elemento, è meglio che tieni quello che hai e tieni una riserva in casa. Sento dei nomi, eccetera. Gaetano, ti voglio far rispondere chiaramente sulla tua riflessione, ok? Quindi faccio rispondere Marcello, diversi i nomi, quattro sul piatto, quelli che ha messo Gaetano partendo da Osimhen, per una squadra insomma che dopo lo scudetto forse si deve ricostruire in alcune parti. Allora, secondo me c'è da fare una premessa. Il Napoli è l'unico delle squadre italiane, visto che il nostro amico parlava di disillusione dei tifosi perché non ci sono più presidenti mecenati nel calcio, eccetera, eccetera. Il Napoli è l'unica del lotto delle big italiane che non deve vendere, cioè mette sul mercato alcuni giocatori, come per esempio il nostro amico ha citato Lozano, che deve vendere, perché io ricordo al nostro amico che Lozano è in scadenza nel 2024, se non rinnova entro quest'estate il Napoli lo perde a zero a gennaio, per cui è chiaro che Lozano lo devi cedere. Dombélé, ha citato Dombélé, Dombélé non è tanto il fatto che non abbia reso, il Napoli non lo riscatta perché ha visto che la cifra richiesta dal Tottenham, 35 milioni di euro, è molto alta che... e non vale, il giocatore non vale tutti questi soldi, per cui la valutazione secondo me è corretta. Poi Osimhen, il Napoli non ha bisogno di vendere Osimhen per fare cassa. Kim è un'altra storia perché Kim aveva la clausola per cui il Bayern di Monaco dopo il 1 luglio la paga e se lo porta via, punto. Osimhen però, De Laurentiis giustamente dice, se Osimhen vale in una scala gerarchica del mercato Haaland e Mbappé, dobbiamo ragionare dai 150 milioni in su. È chiaro. È un ragionamento corretto. Visti anche poi i prezzi. Visti anche i prezzi. Tonali 80 milioni di euro. Voglio andare da Giancarlo proprio perché Osimhen insomma riceve diversi apprezzamenti, non soltanto sul mercato, ma anche pensando insomma che il best player Africa è un giocatore che in questo momento è chiaramente
voluto da parecchi. Ma certamente. Sì, diciamo che, ecco, come possiamo vedere qui nel al touch, è stato votato come il miglior giocatore africano. D'altronde ha avuto una stagione veramente entusiasmante con oltre 30 gol e quindi va detto che è stato protagonista assoluto. Poi è chiaro che Osimhen si può forse considerare alla stregua di Haaland al momento. Assolutamente. E come attaccanti, peraltro un classe 98, Osimhen, come lui non ce ne sono. C'è Vlahovic, comunque ha avuto una stagione deludente ed è normale che sia finito nel mirino dei top club, soprattutto i Premier. Peraltro ricordiamo come uno degli idoli di Osimhen è proprio Drogba che al Chelsea ha scritto la storia, e quindi possibile che anche lui voglia emulare l'attaccante ivoriano, l'ex attaccante ivoriano. Non dimentichiamo, Marcello, torno da te e poi vado da Vincenzo che ci chiama da Battipaglia, però non dimentichiamo che non c'è probabilmente una squadra italiana in questo momento capace di trattenere un giocatore a una cifra del genere. Assolutamente. Cioè, il tifoso del Napoli deve avere chiaro che non è il Napoli che oggi si smantella o perde Osimhen. L'Inter e il Milan, davanti a 150 milioni di euro, il loro pupillo, pensiamo cosa è successo con Lukaku, che è andato e tornato, insomma, sono andati via, poi sono rientrati in alcune situazioni, ma non reggiamo tanto il confronto con alcune straniere, ma questo vale per tutte le squadre italiane, anche quelle notoriamente e tendenzialmente vincono i campionati. Ma abbiamo parlato di Tonali, che il Milan ha ceduto ad 80 milioni di euro al Newcastle. L'Inter ha ceduto, perderà Skriniar rispetto a questa stagione, perderà Brozovic che è andato a giocare in Arabia Saudita, cioè voglio dire Onana, cioè sono giocatori importanti. Il Napoli, se il Napoli avesse perso per fare cassa Kim, Osimhen e Kvaratskhelia, i tifosi avrebbero ragione ad essere amareggiati e arrabbiati. Ma questo non è perché il Napoli perderà alcuni giocatori, tipo appunto Dombele, Lozano, che sono tra virgolette seconde linee, perché non hanno giocato spesso titolari. E solo per un ragionamento un ragionamento economico, di macroeconomia, perché devi ottimizzare i costi, tutto qua. Vincenzo da Battipaglia, ciao. Ciao, buonasera. Buonasera. Sì. Pronto? Vai, parla, ti ascoltiamo. Allora, volevo prima congratularmi con la vostra trasmissione e con tutti i vostri cronisti. Finalmente abbiamo potuto festeggiare lo scudetto del Napoli anche a Battipaglia, con la presenza del vostro collega Bastigliarello, sul palco lì che abbiamo tutti festeggiato. Vabbè, io le volevo solo dire che io non mi faccio problemi, perché sono un vecchio del Napoli, dai tempi di Savoia, non so se hai in mente Savoia, il centravanti del Napoli di una volta. E il presidente, anche il presidente che sta adesso, si è abituato a una bella sorpresa, è andato via Cavani, è andato via Clerici a volte, e ci ha sempre regalato in centravanti e poi ha sfondato a Napoli. Ecco, anche se è un centravanti, però tutti i centravanti che sono venuti a Napoli hanno sempre fatto più del loro dovere. Io non ho problemi, penso che Laurenti saprà quello che farà. Mi dispiace di la materia oggi, normale, che è stato un grande giorno, però io penso che se verrà farà il suo e porterà un altro scudetto. Io di questo sono convinto. Vi ringrazio della vostra attenzione. Grazie. Sì. È l'ottimismo che ci piace, no? Che vinci un altro scudetto, quindi il nostro amico è positivo, è ottimista. E noi siamo d'accordo così. Partiamo da questo. Che comunque il Napoli può partire da una situazione di club favorito, da campione in carica, proprio come ricordavi tu, Marcello, che le milanesi e la Juventus al momento stanno facendo un mercato soprattutto in uscita, per ovvie ragioni, perché la Serie è diventata un campionato di passaggio, e poi perché hanno problemi di bilancio che devono assolutamente risolvere. Per questo dicevo, va ricordato, va chiarito, va evidenziato che in realtà il Napoli non sta smantellando nulla. Ci sono dei giocatori che sicuramente, ad esempio Kim, torniamone a parlare, chiariamo la situazione, c'è una clausola, è una condizione complessa da gestire, cioè se c'è qualcuno che arriva, spende quei soldi,
Poi possiamo parlare a monte di quanto era la clausola, se la dovevamo mettere più alta, ma la questo clausola, è un altro discorso. No, la clausola equivale al prezzo, al cartellino, esatto, del prezzo che metti per un oggetto nella sì, vetrina sì, di un sì, negozio, per cui io entro lì, caccio i soldi, li pago e prendo l'oggetto, punto. Esatto. Quindi purtroppo il Napoli ha accettato questa condizione l'anno scorso, imposta dall'entourage di Kim, che appunto per accettare un contratto con il Napoli aveva imposto una clausola valida per l'estero in una finestra delimitata temporale dall'1 al 15 luglio 2023, per cui il Bayern Monaco ha deciso di pagare la clausola, pagherà la clausola e posso Kim dire è già... che forse è quello per cui mi dispiace più, al di là della questione Osimhen, che credo sia poi a parte, però Kim probabilmente è oggettivamente il giocatore che più ha reso in questo Napoli, ripeto, al di là di Osimhen, ma arrivare dopo Koulibaly, preso quasi di mira, ricordo gli striscioni sulle sigarette, riuscire a diventare praticamente napoletano in 2 minuti, inserirsi nella squadra e aver fatto benissimo. Sicuramente è la sorpresa più sorpresa. Forse sì, la sorpresa più sorpresa. Sì, addirittura anche più di Kvara. Sì, sì. Perché è un giocatore che, esatto, un giocatore che è stato accompagnato da tanto scetticismo. Prendeva un'eredità difficile, perché ereditare la posizione di Koulibaly al Napoli, non solo per il giocatore che Kalidou era, ma per l'idolo che Kalidou era per la piazza, era una mission impossible. Il sudcoreano l'ha fatta alla grande, ci è riuscito alla grande, e sono d'accordo con te che sarà quello più difficile da sostituire. Sì. Penso che la scelta, proprio la scelta del difensore centrale per il Napoli, sarà molto molto delicata, perché un giocatore con le caratteristiche di Kim, con quella fisicità, quell'attenzione, quella concentrazione feroce nei 90 minuti è molto difficile. Molto difficile. Faccio intervenire Giuseppe. Ciao Giuseppe. Giuseppe? Pronto? Giuseppe, ti chiedo di abbassa il volume della TV, altrimenti non riusciremo a comunicare. È abbassato. Posso? Sì. Pronto, sono Giuseppe da Napoli. Sono Giuseppe da Napoli. Giuseppe, ascoltami, noi sentiamo in onda la TV, quindi ti chiedo di abbassare e ascoltarci solo attraverso la cornetta, perché non riusciamo, altrimenti sentiamo noi stessi in onda. Abbassa. Mi sente? Sì, altrimenti andiamo un attimo in pubblicità e poi torniamo da Giuseppe, perché così... Ecco qua, posso parlare? Ok, vai Giuseppe, vai. Posso parlare, sì? Sì. Non sento. Allora Giuseppe, ti chiedo un po' di pazienza, andiamo un attimo in pubblicità, resta lì, risolviamo il problema e torniamo. Restate lì. Seguici su romanticaradio.it. Linea diretta 331-240-7878. Prestito Più è una società seria con esperienza pluriennale. Basta chiamare al numero verde e fissare un appuntamento con un consulente nei loro uffici. Eh già, io mica faccio l'attore, sono un pensionato INPS. Puoi ottenere un prestito con cessione del quinto della pensione in convenzione INPS. E con la gestione telematica approvata dall'INPS, l'iter della pratica è più veloce. Puoi ottenere 15.039 euro in 84 rate da 210 euro. Prestito Più è stata premiata come migliore agenzia per consulenza al cliente dal People of Excellence Awards. Le pulizie deve farle.
Lava via i luoghi comuni. Con Validoso, pulire casa insieme è un lavoro strepitoso. Prova tutti i prodotti per la pulizia della casa Validoso. Super assorbenti e resistenti, morbidi e delicati, ideali per tutte le superfici. La cura della casa aspetta tutti. Validoso, semplicemente prodigioso. Hai un'attività commerciale e vuoi incrementare le vendite? Oppure vuoi aprire un nuovo negozio completamente automatico? Professional System ti offre soluzioni per la vendita di qualsiasi prodotto, H24, 7 giorni su 7. Dai prodotti più in voga a quelli di prima necessità come pane o carne. Non perdere altro tempo. Contattaci con fiducia. Progetteremo e realizzeremo il tuo negozio automatico ed avrai assistenza in tempo reale. Chiamaci allo 081 825 9209. Professional System. Soluzioni innovative per la tua attività commerciale. Benvenuti da Cinella Arredamenti. Questa volta sono da solo a presentarvi questo straordinario mobilificio. Una chiamata. Chi sarà mai? Erennio, ciao, non potevo lasciarti da solo. Mi trovo nella sede di Viargine di Cirella Arredamenti, dove c'è una nuova esposizione con tante belle soluzioni di qualità. Brava Lia! Ma anche qui, a Charlie Chaplin, c'è un'esposizione straordinaria. E hai ragione, ma adesso parliamo delle offerte del momento. Sì, per chi acquista una cucina Lube con 4 elettrodomestici, 2 sono in omaggio. E se acquistate nella nuova esposizione una cucina con 4 elettrodomestici, regalo una Smart TV da 50 pollici. E possibilità di finanziamento senza busta paga fino a 5.000 euro. E come sempre da Cirella Arredamenti, trasporto e montaggio in omaggio. Cirella Arredamenti. Venite in una delle due nostre sedi. E noi ci troverete qui. Cirella Arredamenti. Ecco le offerte imperdibili di Mister Risparmio, dal 29 giugno al 9 luglio. È in offerta per te. Approfitta delle nostre offerte valide in più di 70 punti vendita. Cerca quello più vicino a te su misterrisparmioshop.it. Ti aspettiamo! Malati, malati, come tu sei una malati, malati, malati. Tu fai vero pure bucci. Ricomincia la grande avventura in Italia e in Europa. Nuove sfide, nuovi protagonisti, con la stessa voglia di vincere. Dal 14 luglio, tutti i giorni alle 23, tutti in ritiro. Allenamenti, conferenze, eventi, calciomercato, curiosità e commenti. Tutti in ritiro, per il tifoso che non va mai in vacanza. Canale 21, la televisione del Napoli campione. Malati, malati, tu fai vero pure bucci. Tutti in ritiro, in collaborazione con Centro Augusto. Curare è bene, prevenire è meglio. Pelizza Surgelati, amore per il freddo dal 1970. Origina l'intimo, tutto l'intimo che vuoi. Eccoci rientrati in studio, pronti, tra poco capirò se riusciamo a sentire il tifoso di prima. Restiamo un attimo su... Eccolo, Giuseppe! Pronto? Vai Giuseppe, vai ora! Giuseppe, signora? Certo! Allora, sono Giuseppe da Napoli, io la sento poco, però l'importante è che lei... L'importante è che lei sente me. Io sì. Voglio dire questo. Il Real Madrid sta acquistando, diciamo, Osimhen dal Paris Saint-Germain. Quindi è pensabile che il Paris Saint-Germain avrà tutti i soldi per acquistare Osimhen. Mbappé. E farà un'offerta minima di 150 milioni di euro. Sì. Ora, al di là del fatto se il giocatore vuole o meno trasferirsi... Posso? Prego, prego. Vai. A trasferirsi al Paris Saint-Germain. Il discorso è molto semplice, questo. Anche se Osimhen volesse restare a Napoli perché gli fa piacere restare un anno a Napoli ancora, ma non vi sembra
diciamo così, assurdo pensare di trattenere un giocatore come Osimhen per un solo anno e portarlo da 4,5 a 6 milioni. Io credo che se tu vuoi trattenere Osimhen per un anno e il giocatore probabilmente è contento di rimanere ancora un anno, almeno gli devi offrire per un solo anno 10 milioni di euro. Poi tutti gli altri giocatori della squadra, i componenti della squadra, sarebbero contentissimi e rispetterebbero questa volontà, perché praticamente si tratta di un top player e quindi se tu trattieni Osimhen per 10 milioni all'anno non è che abbia scritto degli ingaggi, perché solo per Osimhen è un caso eccezionale e quindi tutti gli altri compagni di Osimhen sarebbero anche contenti di accettare questa situazione. E quindi Giro... per Osimhen non è che tu offrendo gli 10 milioni praticamente vai a deportare sul tetto ingaggi, però 6 milioni mi sembra che tu praticamente con 6 milioni non si vada da nessuna parte. Grazie. Grazie della riflessione, secondo me 10 milioni non li offrirà mai. Non glieli offrirà mai De Laurentiis. 10 milioni a Osimhen. Io credo che vorrei avere le certezze del nostro amico che il Paris Saint-Germain con i soldi incassati da Mbappé a Real Madrid, che poi questo affare diciamo è molto virtuale, in Spagna era girata la voce di una presentazione il 23 luglio di Mbappé al Bernabéu, ma diciamo almeno quelle che sono le notizie di oggi non risulta questa chiusura di questo affare. Ma comunque io credo che il pallino ce l'ha De Laurentiis, nel senso che se il Paris Saint-Germain si presenta, è stato scritto dai giornali francesi che il Paris Saint-Germain ha fatto una prima offerta di 100 milioni e il Napoli lo ha rigettata. Se il Paris Saint-Germain si presenta con 150 milioni, magari De Laurentiis dice sì. Quindi il boccino ce l'ha lui. Però onestamente 10 milioni di euro a Osimhen, e poi mi permetto di far osservare al nostro amico, non credo che i compagni sarebbero contenti di avere un calciatore che guadagna 10 milioni mentre magari loro ne guadagnano 4, ne guadagnano 3,5. Quindi sulla contentezza della squadra non sei convinto. Mi riservo. Salvatore, pronto? Buonasera. Sì. Vai. Mi sentite? Mi sentite? Sì, Salvatore, vai. Un saluto a tutti quanti voi, è sempre un piacere parlare con voi, una bravissima Titti, grande giornalista, scrittore, Marcello. Grazie. Sono veloce. No, io l'anno scorso, no, di questo periodo si parlava di Koulibaly, si voleva rinnovare il contratto, 5 milioni, 1 milione di bonus, e poi si è data la prima venduta, così come ha fatto anche io il giocatore. Mi sembra sempre che è il solito giochetto. Comunque, perché poi alla fine sono sempre i giocatori che vogliono andare lì. Ma è anche giusto che vanno a guadagnare di più. Vabbè, io l'unica cosa che non ho capito è che sta parlando spesso anche di questo Bale, anche di dovuto rispetto per Bale, non sarebbe un come si dice, un attentato giusto. Poi volevo fare un saluto a Marcello, che è un grande giornalista, un grande scrittore. Grazie. E una domanda a questa calcio: che ne pensi del Napolitano di quest'anno? La facciamo una bella squadra. È una domanda interessante, perché insomma noi in più di un'occasione abbiamo poi approfondito chiaramente tutti quelli che sono gli sport legati a questa città. Non sì, so. Allora rispondo prima sul prima Napoli Basket. Sul... Vai. Allora, Napoli Basket domani si presenta tra l'altro il nuovo allenatore croato Milicic. Bisogna vedere questo progetto tutto nuovo con Alessandro Dalla Salda, amministratore delegato, come nasce. Nasce adesso veramente proprio nuova, perché c'è un nuovo direttore sportivo, Pedro Jompart, c'è un nuovo management, c'è un nuovo allenatore. Bisogna vedere la squadra come è stata, come è costruita, come verrà costruita, per cui sospendiamo il giudizio. Quindi vediamo insomma. L'allenatore Milicic sembra un profilo interessante, forse magari è un po', come dire, alieno alla realtà italiana, però vediamo. Per quello che riguarda invece, tornando al calcio, io credo che Beto, sono d'accordo con Salvatore che Beto non è un clone di Osimhen, e secondo me se il Napoli vende Osimhen non puoi prendere un clone di Osimhen per una questione economica, e soprattutto perché giocatori in giro come Osimhen non ce ne sono. Dovresti prendere Haaland
e non possiamo... Anche perché poi gli devi dare i soldi di cui pensare. Sopra, diciamo. Esattamente. Non lo risolve il problema. Secondo me il Napoli, se perde Osimhen, lo sostituisce con una situazione di attacco composito, cioè un altro attaccante che può essere Beto, può essere Jonathan David del Lille, e valorizzando Simeone e Raspadori, che sono stati poi quelli un po' più penalizzati dell'attacco in questa stagione, per cui magari mi aspetto anche un Napoli in una veste tattica dove varia di più un attacco e ha più soluzioni. Infatti vado da Giancarlo proprio perché abbiamo delle schede anche immaginando, no, questo ipotetico cambio in attacco. Sì, Francesca, perché Marcello parlava giustamente di Jonathan David, attaccante del Lille, classe 2000, un valore di mercato di circa 60 milioni di euro, scadenza di contratto nel 2025. David, che peraltro è colui che idealmente ha sostituito a Lille Osimhen, perché appunto il Napoli ha acquistato proprio dal club francese Osimhen. Vediamo i dati in campionato: 37 gare giocate su 38, quindi anche una grandissima continuità da parte del nazionale canadese, quindi insomma si andrebbe a bypassare anche il problema della Coppa d'Africa che interesserà il Napoli e per Osimhen e per Anguissa il prossimo gennaio. 24 reti con 4 assist, una media di una rete ogni 133 minuti. In Coupe de France invece sono 3 le gare giocate con 2 reti. Altro profilo che il Napoli sta seguendo è quello di Højlund, attaccante dell'Atalanta. Alla prima stagione in Serie A il giovane danese il giovane danese, eccolo qua, 32 presenze, 9 reti in Serie A con 4 assist, una media di una rete ogni 204 minuti, 2 presenze in qualificazione in Champions League, perché lui ha iniziato la stagione con lo Sturm Graz in Austria con una rete, quindi anche una brevissima esperienza in Champions League. In Champions. Rosario, ciao! Buonasera, è un piacere poter interagire con voi, saluto tutto lo studio. Ciao! Buonasera. Volevo chiedere due cose. Vai. Se ben ricordo, quando Osimhen arrivò a Napoli era un perfetto sconosciuto, nel senso che fu la scommessa giocata alla grande poi da De Laurentiis, gli andò benissimo di lusso, come lo stesso Kim, eccetera eccetera. È chiaro che il quoziente fortuna nel calcio non ha una continuità né una regolarità. Però in questo preciso istante io credo che nel Napoli ci sia un po' di confusione, perché le uscite di Giuntoli in malo modo, ma non perché Giuntoli volesse andare via e ha messo in discussione il rapporto, lo sapevano già che Giuntoli sarebbe andato via ed è una figura fondamentale per i rapporti che intercedono con i procuratori, con i calciatori sotto contratto. Cioè la realtà dei fatti è che in questo momento il Napoli è in totale confusione perché non ha una figura reale per gestire l'acquisizione di determinati calciatori. Perché se un procuratore deve interagire con un presidente, non credo che abbia la stessa facilità se deve dialogare con un direttore sportivo. Prima cosa. Seconda cosa, io credo che in questo momento il Napoli abbia grande difficoltà, non tanto in attacco, anche con l'andata via di Osimhen. Il Napoli ha difficoltà a centrocampo, non ha un sostituto di Lobotka, non ha una mezzala sostituta di Anguissa, ma soprattutto il problema del Napoli adesso nasce in difesa. Chi giocatore riesce a guadagnare di meno rispetto a quello che faceva Kim come lavoro tra difesa e centrocampo? Una volta lo faceva Jorginho, tra virgolette, adesso diventa difficile. Io quello che non riesco a capire, noi ci stiamo preoccupando di tante cose. Il Napoli la sua porta l'ha costruita proprio fra difesa e centrocampo. Poi ha trovato in Caraschelia qualcosa di eccezionale e secondo me è stato lui che ha fatto la differenza in determinati momenti rispetto ad Osimhen, con tutto il rispetto. Però credo che il vero problema del Napoli in questo momento per il gioco di Garcia sia in mezzo al campo. Non è tanto il centravanti. È chiaro, Rosario. E quello è il gioco suo, ok? È chiaro. Un saluto a tutti, grazie. Grazie a te per averci chiamato. Seguiamo un po' questa riflessione. Sì, però c'è da premettere una cosa. Napoli non è assolutamente in confusione, perché a parte il fatto che Giuntoli era già da tempo
che aveva annunciato la suo addio, per cui il Napoli non è in confusione, perché comunque Giuntoli sicuramente ha avuto un ruolo importante, però l'ultima parola sul mercato è stata sempre e sarà sempre di De Laurentiis. Quindi onestamente non credo che ci sia bisogno nel 2023 del direttore sportivo che chiama il presidente. I presidenti fanno le trattative. L'arrivo di Raspadori l'estate scorsa l'hanno gestito De Laurentiis e Carnevali, certamente non l'ha gestito Giuntoli, per cui il discorso del nostro amico secondo me lascia un po' il tempo che trova. Sono d'accordo invece sul fatto che bisogna intervenire un po' a centrocampo, ed effettivamente l'interessamento per Maxim Lopez del Sassuolo va proprio in questa direzione, anche perché il Napoli fa sempre il mercato con il criterio uno esce ed uno entra, quindi per Demme e Dombele che vanno via, un centrocampista barra due centrocampisti, anche se credo che un centrocampista, perché poi si vorrà valorizzare Gaetano, che comunque resterà un altro anno. Ciro da Ercolano, ciao. Pronto? Vai. Ciao Tira. No, niente, io veramente non so, sto sentendo dei chat di posto, ognuno ha la mente a modo suo, no? E diciamo così, facciamo come l'anno scorso, e, insomma, il Napoli non ha un centrocampista, non ha un attaccante, cioè, sono dei discorsi un po', dopo fatto un campionato alla grande, io ho fiducia nel presidente, noi dobbiamo avere fiducia nel presidente, perché comunque è lui il garante di tutto. Sì, vabbè, Giuntoli, sì, vabbè, può fare sicuramente ormai una bella figura, è stata, senz'altro, però lui può andare da qualche società a prendere un giocatore, però è sempre il presidente garante, con i soldi, diciamo così. Quindi dobbiamo avere fiducia del presidente nostro. E poi, diciamo così, come sta la squadra, pure togliendo quello di Met, con quei soldi che si possono prendere sicuramente una bella cifra, ma si trovano attaccanti di 60-70 milioni, secondo me troviamo uno degli attaccanti forti sicuramente. Quindi Napoli, se rimane, sicuramente rimane sulla destra di Lorenzo, poi ci sta Anguissà, poi ci sta, insomma, lo slovacco. Insomma, abbiamo il telaio. Ti vedo tranquillo, Ciro, ti sento e ti vedo tranquillo. Bravo. Grazie. Esatto, bravo. Senza, diciamo così, allarmarci troppo. Dobbiamo stare tranquilli. Mi sembra, insomma, no, ogni tanto quella telefonata di giusto ottimismo, anche perché io credo che qualcosina dall'anno scorso dobbiamo imparare tutti. Certo, certo. Quello che è successo l'anno scorso nel periodo del ritiro, con credo il periodo di più grande delusione e rabbia, con un presidente che mai visto a Di Maro, mai uscito, si è visto alla fine di Castel di Sangro, fischiato anche soltanto quando veniva nominato, ricordo quando il sindaco di Di Maro lo nominò, e il Napoli ha vinto lo scudetto. Quindi anche per scaramanzia, va forse dire che... No, ma diciamo che rispetto all'anno scorso, sentir dire un tifoso dobbiamo affidarci al presidente perché il nostro garante... Sì, credo che lui... Fa un po' sensazione, secondo me, anche a lui. Noi queste telefonate, se le salva, se le conserva, no, perché è un bel traguardo anche per lui, secondo me. Secondo me De Laurentiis gli fa pure un certo effetto anche a lui. Esatto, Giancarlo, no? Poi, insomma, sarà un bel momento anche per lui. Sì, perché allora ci stanno scrivendo in tantissimi al nostro numero. Vai, sì, 081 quest'ultima 7... fase diamo spazio alle domande. Sì, al 081 762 3994. Ci scrive Pasquale Esposito: vorrei spronare voi giornalisti a consigliare a De Laurentiis di prendere Victor Boniface se va via Osimhen. Invece Ciro prenderebbe Højlund, che è fortissimo. Lo stesso Ciro dice che Rudy Garcia non è un allenatore da Napoli, non scherziamo. Abbiamo anche un commento su Maxim Lopez, dice: non mi preoccupa tanto chi va via dal Napoli, ma chi dovrebbe venire. Si parla di Lopez, che non mi sembra un buon acquisto, in 31 partite non ha fatto gol e neanche assist, non la vedo tanto bene. Poi prima parlavamo di numeri di ingaggio di Osimhen, e Salvatore, che è un analista finanziario, ci dice perché il Napoli può permettersi di offrire un ingaggio ad Osimhen di 13 milioni di euro. Ah. Il primo anno è costato a bilancio 47 milioni, mentre ad oggi costa a bilancio 17 milioni. Quindi 17 più 26 lordi, 43. Domanda: ma Osimhen vale 12 milioni di ingaggio? E andiamo, signori.
Allora, facciamo rispondere a Marcello e poi... questa analisi finanziaria è precisa e suggestiva. Magari il telespettatore al prossimo appuntamento ci può telefonare, esatto, così noi parliamo insieme. Però sinceramente, Osimhen magari non 12, ma 10 li vale. Se Kim guadagnerà in Germania al Bayern Monaco 10 milioni netti, secondo me Osimhen li vale. Poi anche sulla cosa di Maxime Lopez, giusto per fare chiarezza, Maxime Lopez è un giocatore che il Napoli ha individuato come vice Lobotka, quindi io credo che basta vedere i numeri di Lobotka in questa stagione per vedere che Lobotka non è certo un goleador oppure non è un assist man, deve svolgere il suo lavoro di playmaker basso davanti alla difesa e punto. Allora, noi ci fermiamo per oggi, chiaramente Supersport torna domani perché noi non ci fermiamo. Ringrazio chiaramente Giancarlo, come sempre, lì al taccio, pronto a darci tutte le ultime. Grazie a te, buonasera. Grazie a Marcello Altamura, grazie a sempre a voi perché siete numerosissimi come di consueto. Restate chiaramente su Canale 21. Ciao.